Sono padre Fabio. Tra qualche istante Flavio prende il volo per l'Italia, ritorna. Con vera gratitudine lo ringrazio e ringrazio tutti voi per il bene che ci portate e l'aiuto, la vostra immensa generosità che da anni ormai ci accompagna e ci aiuta ad andare avanti con coraggio, con serenità. Ricordatevi sempre delle parole di Urbana, mani meno vuote e cuori più pieni, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Se sappiamo credere alla luce delle stelle anche nelle notti più angosciose, allora, e se ogni giorno deporremo qualche cosa sui bordi della strada, un fiore, allora faremo sempre, ogni giorno sorgere il sole, e quando c'è il sole allora è il Natale. Quindi alziamoci fratelli, testiamoci e udiamo sempre il grido di chi è nel bisogno, nella necessità. Io sto benissimo, sono contentissimo, soprattutto che Flavio ha passato 15 giorni molto belli, pieni di lavoro, pieni di in cui si è dato veramente per il bene di tutti noi, in particolare dei non vedenti di Togoville. Qualche voce gira, no? Dice Fabio, ormai sei ultra ottantenne e sei accompagnato anche da qualche cosa d'altro, non è forse il tempo per tirare i remi in barca? Vorrebbero farmi far valigie, ma io dico che mi sento tuttora missionario. E lo sarò, missionario, fino all'ultimo soffio, e anche quello lo voglio dare per questa Africa che tanto ho amato e che tanto amo. L'altro giorno, sapete che vivo con una trentina di chierici comboniani, e allora parlo spesso, mi osservano e mi accompagnano, mi aiutano a spostarmi. E uno mi dice, sai, non riesco a digerire la tua cecità, il fatto che tu sia non vedente, eccetera. E lo dico, anche per me all'inizio è stato un po' come una tegola sulla testa, è difficile da digerire, poi a poco, con l'aiuto della provvidenza, con la parola di Dio, questa tegola è diventata un bel pezzo di pane, no? Che mi fa crescere spiritualmente e veramente mi aiuta a essere vicino a tutta questa gente, comprendere quello che stanno soffrendo, quello che... e mi do tutto e cerco di dare tutto dalla mattina alla sera, perché possiamo avere, ecco, il necessario. E sono contento, come sono contento di trovarmi qui in mezzo a tutti questi bambini, queste bambine. Sapete che non sono contenti che sia ultra ottagenario, mi vogliono centenario, quindi ancora 20 anni. Ad ogni modo io ho detto, non mettiamo limiti alla provvidenza. Coraggio allora, andiamo avanti. Saluti a tutti. Tutti voi amici di Togoville e non, e grazie ancora infinite per tutto quello che fate. Alla famiglia di Urbana, che siete indimenticabili, Orazio e Antonia, Stefano e Bertilla, con quelle tavolate piene, quando arrivavo e facevo il pranzo, mangiavo qualcosa presso di voi. Ecco, sentite, questo non è il campanone che mettevamo al collo delle mucche, anni or sono, ma questo è il campanello del nostro postulato,
che chiama i seminaristi, i chierici, adesso ci deve essere o studio oppure qualche altra riunione. Quindi vedete che anch'io sono sempre al ritmo di questo campanone, al mattino quando ci si alza, alla sera quando si va a dormire. Ecco, poi sentite qui le corali che cantano tutte attorno, siamo sempre circondati da questo. Ecco, saluti cari allora a tutti, a voi, ai vostri cari, senza dimenticare, non voglio dimenticare nessuno, dalla Luigina all'Angelica, alla famiglia Pozza, alla famiglia di Urbana, tutti siete nel mio cuore sempre e prego tanto per voi, prego tanto, vi affido alla Madonna, al Signore perché abbiano a proteggervi, ad incoraggiarvi sempre ad andare avanti. So che ci sono momenti di angoscia, momenti di difficoltà. Bene, alziamoci anche in questi momenti, andiamo incontro verso colui che è venuto per farsi dono di amore, parlo di Gesù, che mi ha chiamato su questa via e continua a tenermi stretto, a tenermi per mano e mi solleva se cado. Auguri allora, di nuovo saluti cari a tutti e arrivederci. Può darsi l'anno prossimo.